Buongiorno, martedì 17 ottobre all'insegna del traffico intenso, soprattutto attorno ai centri urbani per gli spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Viabilità condizionata dalla pioggia su molte strade, in particolare in autosole sulla Roma-Napoli e anche sulle strade abruzzesi, dove peraltro c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Monitoriamo come si presenta la viabilità in area milanese, queste sono le code alla barriera di Milano Est. Andiamo in area Capitolina, queste sono le code, vedete, anche in direzione dell'autosole ma anche verso il raccordo, proprio per la congestione del raccordo stesso. Code che ritroviamo anche sul tratto capitolino per 7 km tra il raccordo anulare e la tangenziale est. E inizio nel segnalarvi che si è ribaltata una bisarca in A14 Lancona-Pescara e al momento il traffico è bloccato, il tratto è chiuso tra il bivio della Torano-Pescara e Pescara Nord, a seguito del quale si è sviluppata una coda di 2 chilometri verso Ancona, anche per un altro incidente tra Vasto Nord e Val di Sangro. Andiamo poi in area Ligure, sulla 26, la Genova Gravellona Toce, perché anche qui è avvenuto un incidente indicato tra Masone e il bivio della 10 Genova Ventimiglia, che ha sviluppato code per 4 chilometri verso Genova Voltri. Altro incidente sulla 16, la Napoli Canosa, coinvolte 3 auto, e indicate questo incidente tra Grotta Minarda e Vallata in direzione di Canosa. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Da Alessandra Canale, una buona giornata, arrivederci.